L'ipocrisia è quel modo di vivere, di agire, di parlare, che non è chiaro. Forse sorride, forse è serio, non è luce, non è tenebra, si muove in una maniera che sembra non minacciare nessuno, come la serpe. Ma ha il fascino del chiaroscuro. Ha quel fascino di non avere le cose chiare, non dire le cose chiare. Il fascino della menzogna, delle apparenze. Ai farisei ipocriti Gesù gli diceva anche che erano pieni di se stessi, di vanità, che gli piaceva passeggiarsi nelle piazze, facendo vedere che erano importanti, che erano gente colta. Nella cappella della casa Santa Marta, Papa Bergoglio ha messo in guardia dal lievito dei farisei l'ipocrisia, un virus che porta alle tenebre e alla morte. Di qui l'esortazione a pregare sempre il Padre che è nel cielo, che ama tutti e si prende cura di ogni sua creatura.